In una domenica piovosa, ragazzi, siamo qui tornati sul canale per fare il prepartita di Lazio Inter, ma tutto questo dopo la sigla. È l'una meno 5. Buongiorno, no, ma che... buona domenica a tutti ragazzi e ragazze. Benvenuti e benvenuti in questo nuovo video pre-partita di Lazio Inter. Iniziamo dalle probabili formazioni. Partiamo con la Lazio, padrona di casa. È un 3-5-2, quello di Simone Inzaghi. Tutto da riverificare entro le 15, però più o meno. La formazione è questa: Strakosha in porta, difesa 3 con Patrick, Acerbi, Radu. Non so se ha recuperato il rumeno, però va bene. Centrocampo a 5 con i quinti che sono Lazzari e Marusic, e nel mezzo Milinkovic, Savic, ovviamente Leiva e Luis Alberto. La coppia d'attacco non può essere Immobile Correa, perché Correa mi sa che si è fermato per un infortunio. Magari ha recuperato, nel tal caso ci sarà Caicedo. Questa è la Lazio di Simone Inzaghi. Beh, l'Inter di Conte con il 3-4-1-2, con Handanovic in porta, e sembra essere la difesa 3, quella di inizio anno, Skriniar, De Vrij, Bastoni, intendo l'anno scorso, ok. I quinti sono Hakimi e Perisic, viene dato titolare, vedremo se Young riposerà. Nei mezzali sono Gagliardini e Barella. Qui metti addirittura trequartista Vidal al posto di Sensi, vedremo. E ovviamente gli attaccanti sono loro, Lautaro e Sanchez. Lautaro e Lukaku, che cazzo. Queste sono le probabili formazioni, ma andiamo più nello specifico. Voglio analizzare Lazio-Inter anche nei precedenti, ovvero la Lazio ha vinto le ultime due delle tre sfide contro l'Inter. Una l'anno scorso all'Olimpico e ce la ricordiamo bene. Quindi una persa, ok, sì. Quella del Meazza dell'anno scorso, dopo che non aveva ottenuto neanche un successo nelle precedenti 5, ne aveva perse 4 e pareggiata una, la Lazio. La Lazio, sotto la guida di Simone Inzaghi, ovviamente, non è riuscita a segnare neanche un gol contro l'Inter nel corso dei gironi d'andata di Serie A, vero, vero. In 4 precedenti, 0 reti realizzate, 7 subite, ovvero 3 pareggi e una sconfitta. Beh, com'è possibile? No, 3 sconfitte e un pareggio, giusto? I biancocelesti hanno perso il 50% delle ultime 14 gare, quindi 7 gare giocate in Serie A. Le 7 positive sono 7 vi due, 6 vittorie e un pareggio. E in tutte le 7 sconfitte ha subito almeno 2 gol. Quindi l'Inter è avvantaggiata sotto questo punto di vista, ma questi sono solo numeri. Ovviamente, dall'inizio del 2010,
quando il ciclo del triplete si era concluso, ha perso 11 gare all'Olimpico contro la Lazio, almeno 4 in più rispetto a qualsiasi altro stadio in trasferta. Per esempio, il Ferraris segue con 7 tra Genoa e Sampdoria, ovviamente. Bene, questo era il quadro. Ovviamente è una partita difficile, come abbiamo visto, però si può fare. All'Olimpico, nelle ultime due, le abbiamo perse 2 anni fa. E l'anno scorso vedremo i numeri. Da una parte parlano per noi, da una parte parlano per loro, ma il campo deciderà chi vincerà, chi perderà o se finirà in pareggio. Quello che conta è sempre tifare per la squadra, tifare per i ragazzi, tifare per Antonio Conte, tifare per la dirigenza. Forza, e ora mancano 2 ore alla partita, vedremo se le formazioni hanno confermate, vedremo si svilupperà la partita nei 90 minuti, nei 94, contando i recuperi. E allora, buona partita a tutti, forza Inter, e noi ci becchiamo nel post partita. Non sarà fatto subito, ma verso le 7:30. Quindi ragazzi, lasciate un like, commentate qui sotto per chi tifierete in questo big match, uno dei tanti. Vedremo se Juve-Napoli verrà giocata o verrà data a tavolino o verrà rinviata. La Lega ha detto non la rinviamo, vedremo, vedremo, vedremo. Tante, tante partite. Dato che adesso si sta giocando Atalanta-Cagliari, ma anche alle 3 altre due partite, alle 6 c'è il Milan con lo Spezia, e allora il programma è ampio, ma il canale deve andare avanti. Alla prossima con un nuovo video. Bella!